Mi vergogno un pochino però. Perché? Non avere il cappello stasera. Ma perché oggi sei tutto bello pettinato? Mi sono fatto bello. Ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Future Channel. Sono Maga, lui è Dalma. Oggi si parla di fumetti, nuovo Maga consiglia e abbiamo un fumetto molto particolare. Commentate, condividete e mi piacciate questo video. Lo sappiamo che tra di voi il 99% le serie Marvel Disney Plus le ha viste tutte. E vi ricorderà qualcosa il titolo del fumetto che vi portiamo oggi? Darkhold, il libro dei peccati, la raccolta integrale. Questo libro è diventato un po' oggetto mistico di culto ancora, diciamo, prima che sviluppi i suoi poteri nelle serie TV, nei film Marvel. E grazie appunto alla serie TV WandaVision. Lo ricordiamo anche come tema centrale per una delle stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D. dove ci presentano anche il Ghost Rider di Robbie Reyes. Però sappiate che le fondamenta, le radici di questo libro di magia nera, di magia oscura, risale a fine anni 80, inizio anni 90, ed è Sì. dove si ambienta questo fumetto. Esatto, qua praticamente la raccolta di appunto di Darkhold che si snoda attraverso tutto il mondo mistico della Marvel. E diciamo che se non avessero fatto una serie del genere sarebbe stato tipo impossibile, una raccolta del genere sarebbe stato impossibile probabilmente leggerlo in Italia. E diciamo che questo fumetto però soffre di una cosa, soffre della sindrome degli anni 90 praticamente della Marvel, con rimandi a altri fumetti, altre saghe, eccetera. Però la saga principale appunto del Darkhold è qua dentro. Però è un po' triste da un certo punto di vista, che ne so, stiamo vedendo Doctor Strange che fa una cosa e la finisce in Doctor Strange, sparo a caso 100. Fa ridere, però no, non interessa al volume principale. Però boh, magari faranno un mega omnibus una volta, non lo so. Come edizione integrale effettivamente ci sta perché la trama si fa seguire e la trama vede molti, molti, molti personaggi legati al mondo Marvel, ma anche dei coprotagonisti barra protagonisti che con i supereroi hanno più o meno poco a che fare. Abbiamo Victoria Montesi, abbiamo Sar Buchanan, Luis Mastinos e poi abbiamo un sacco di altra Beh, gente. abbiamo sì, più che altro abbiamo tanti altri aiutanti o coprimari o amici o nemici del mondo Marvel. Quello fa riderissimo perché ci sono tutti, c'è Scarlet Witch, c'è Doctor Strange, Blade, Ghost Rider e chi più ne ha più ne metta del mondo mistico. E Mordred, che è praticamente questo mago legato a doppio filo con il Darkhold, e questo nano malefico. Nano malefico che, come vediamo anche in quarta di copertina, tira un po' le fila, quindi è veramente Sì, un nano malefico. è quello che dà le lettere nere, tipo che non sono multe, ma sono pagine del Darkhold che una volta lette dagli esseri umani fanno avverare delle cose, però non in maniera, tra virgolette, calma e tranquilla. Molto horror, molto splatter, il potere ha sempre un prezzo. Insomma, tutti quei cliché anni 90 della magia sono presenti all'interno di questo Mi ha volume. ricordato tantissimo il nano di Twin Peaks anche, Sì, anche. più o meno circa, siamo lì. Comunque è bello perché trovare un fumetto che si discosta così tanto, sebbene sia comunque una storia dei suoi anni, di 30 anni fa, è comunque una storia che si discosta parecchio dalle tematiche che siamo abituati a vedere, che siamo stati abituati a vedere anche al cinema, perché è un fumetto prettamente horror, Sì, è horror in tutto e per tutto. nella Marvel non è che ce ne siano poi tantissimi, o meglio, non è che siano così mainstream, perché Esatto. ne ha comunque tanti anche la Marvel. Comunque, seguire le avventure di queste pagine, capire anche gli intrecci, i doppi giochi e anche come piano piano il Darkhold ritorna a vivere con K'Thong, che è un nome osceno, tipo K'Thong, che probabilmente, boh, vedremo come entità anche nei prossimi eventi di Scarlet. Dicono possa essere uno dei villain del prossimo film di Doctor Strange perché c'è questo demone che abbiamo ormai è un hashtag Mephisto c'è, Sì. Mephisto tutti in piedi sul divano, Mephisto c'è. In realtà si pensa sia
possa essere un personaggio tipo Octon sotto tutto sbombardato. Bene, quindi ragazzi, voi avete visto anche lo sfoglio del fumetto, i disegni sono praticamente anni 90, non sono brutti, anzi, non sono neanche eccessi, diciamo che è un bel fumetto passabile, si fa leggere bene, quello mi piace molto, anche se ci sono i classici spiegoni anni 90, non è un fumetto, diciamo così, super veloce da leggere, però si lascia leggere ed è anche divertente. Riusciranno a completare il Darkhold? Tom ritornerà, ci sarà la sua rinascita, lo scoprirete solo leggendo il volume, noi ve lo consigliamo perché comunque ha una valenza anche per un immediato futuro probabilmente. Ma noi abbiamo finito di parlare di questo fumetto e vogliamo lasciare la parola a voi, scriveteci qua sotto un commento se vi abbiamo messo la voglia di leggerlo o se l'avete già letto e cosa ne pensate a riguardo. Bene, da Maga e Dime è tutto, l'hashtag è sempre il solito, io sono Virtuale, nella descrizione del filmato trovate tutto per anche acquistare il volume, supportarci eccetera, e per oggi abbiamo finito. Hashtag numero 2, GT Fumetti. Ciao! Ciao!